Beh, la luce. Minchia, 25 minuti di Another Love fatto a piano, però, eh. Mettiamo un po' di musica, esatto, così. Buonasera, buonasera. Buon salve. Io comunque, secondo me, sta webcam dovrebbe scendere un poco di più. Beh. Va bene così. Buonasera a tutti. Buona serata a Gwenda, che spero che lo vedrà nel VOD, arrivato a questo punto. E io mi mangio il gelato alla facciaccia vostra. E per chi si chiede che gelato mi sto mangiando, stracciatella. È il mio preferito. Quindi questa sera proveremo Beholder. Beholder. Fermo la musica. Beholder. Che cos'è? Beholder è un gioco un po' strano, un po' accattivante, che ci era piaciuto. Leggo da Steam: lo stato totalitario in cui vivi ti ha collocato come amministratore presso un condominio. Devi spiare, sbirciare, 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 origliare e tracciare il profilo degli inquilini. Devi denunciare chiunque sia capace di complottare contro lo Stato. Quindi siamo tornati un po' a Papers, Please, no? Che dipende un po' da come lo ruoli, come lo giochi, un po' come ti va. E vedremo, vediamo. Vediamo un po'. Io spero. Quanto alto l'audio? Allora, audio di gioco. Beholder. Qualità grafica bassa, ma siamo pazzi, massima. Schermo intero, mi va bene. Un po' altino. Lo mettiamo a 30 tutte e due. Anzi, pure di meno. Lo metto a 15 la musica. A 15. Movimento telecamera, mouse 0, telecamera su, giù, WASD. Ok. Nuova partita. Elite governativa, vivi l'atmosfera originale del gioco con scelte e sfide difficili. Periodo di disgelo dello Stato. Riduzione delle spese principali e aumento dei profitti. Ok, facciamo un po' d'apprendista, dai. Gentile Carl Stein, siamo lieti di annunciarle che è stato nominato in tutto questo mangio amministratore in un condominio di classe D al sesto piano di Crashers Street. Dovrà recarsi lì immediatamente e prendere servizio. Abbiamo assegnato a lei e alla sua famiglia un appartamento nello scantinato. La droga sperimentale che le abbiamo iniettato durante la visita medica inibisce il suo bisogno di dormire, di conseguenza lei sarà in grado di dedicare più tempo al servizio della patria. Benvenuto tra i funzionari dell'alto rango, Ministero delle Assegnazioni. Ma come? Ma come? Caro Karl Stein,
Siamo felici di annunciarle che è stato indicato come padrone di casa di un appartamento di classe D in via Kruszwice 6. Devi recarti lì immediatamente e iniziare a lavorare. Abbiamo assegnato a te e alla tua famiglia un appartamento al primo piano. Ci va lo scandinato, eh? Attenzione. Il farmaco sperimentale che abbiamo iniettato nei sistemi nell'ambito dei tuoi esami medici sopprime il bisogno di dormire. Quindi potrai passare ancora più tempo a servire la tua madre patria. Quindi che teniamo? Una madre, un padre e una sorellina? Deduco. Quattro piani. Ah, questo è il vecchio. Questo è il vecchio amministratore. Benvenuto al rango di funzionario d'élite. Ministero delle allocazioni. La corrispondenza ha sempre due facce. Come le medaglie. Questo è il tuo capo, clicca su di lui per fargli allargli. Il simbolo punto esclamativo indica che un personaggio ha una missione per te. Ah, io mi sposto proprio così. Ah, mamma mia. Posso andare un po' più piano? Posso andare un po'... Niente, no, non posso regolare la velocità. Bene. Qua sta prendendo fuoco palesemente qualcosa. Vabbè. Tu devi essere Carlo, buongiorno. Salve, buongiorno. A nome del Ministero dell'Ordine ti do il benvenuto al tuo nuovo posto di lavoro. Che sta succedendo? Stiamo solo liberando l'edificio dai parassiti. Niente che ti riguardi. Vabbè, se ho detto già ora, cioè è la fine. Vabbè, accetto, Se ho detto, penso che si chiude il gioco. Come vuole. Il tuo predecessore non è stato in grado di svolgere neanche i compiti più semplici. Se una persona che occupa una posizione importante non riesce a svolgere un semplice compito, c'è una sola conclusione possibile. L'ha fatto intenzionalmente, ossia è diventato un criminale. A partire da ora, tutto ciò che faranno gli inquilini sarà una tua responsabilità. E la parola tutto significa... La parola tutto significa proprio tutto. Seguirai ogni loro movimento e prenderai nota di ogni attività sospetta. Sempre che, naturalmente, tu desideri guadagnarti una reputazione come leale servitore dello Stato. Leale servitore dello Stato? Non so posso dire, eh? Maledetto microfono. Se vuoi diventare un perfetto osservatore dovrai prendere nota di hobby, interessi e perfino conversazioni. Come posso farlo? Osserva e prendi nota. Le telecamere di sorveglianza ti saranno d'aiuto. Cominciamo dall'inizio. Hai mai gestito un condominio prima d'ora, Carl? Ti serve il mio aiuto?
Sì, uso. No, per l'amor del cielo, uso il tutorial. Mi serve l'aiuto. Ti aiuterò, ma tu tieni gli occhi aperti e non farti sfuggire nulla. Ecco, il tuo registro si trova sul lato destro dello schermo. Sì, lo vedo. L'ho fatto. Però non mi dice il dettaglio. Ah, ma io ci sto proprio davanti. Porca paletta. Mi sposto subito. Mi metto qua. Tanti sottotitoli li leggo io, o comunque c'è l'audio, quindi per almeno tutto il resto c'è. Fammi vedere se va bene. Se io apro qua, ecco, apro qua, porca paletta. Dove mi metto? No, mi metto qua, va bene qua. Poi riprenderemo la nostra conversazione. Sì. Sono. Finito il mio gelatino. Poi riprenderemo la nostra conversazione. L'ho vista, sì, le missioni. Dossier degli inquilini, le direttive governative, le risposte alle richieste dei messaggi e le fatture da pagare. Torniamo alla sorveglianza. Installa delle telecamere di videosorveglianza nel condominio per semplificarti il lavoro. Secondo i documenti in nostro possesso, il tuo predecessore ne aveva ricevute due. Le troverai nel tuo ufficio, andando a destra. Esamina la scrivania, telecamere trovate nell'ufficio. Ok. Ah, questo è il mio ufficio. Può correre! Ok, è possibile esaminare i mobili. Clicca sulla tua scrivania e poi sulla lente di ingrandimento. Ok. Perfetto, clicca su un oggetto per vedere la sua descrizione. Clicca prendi per aggiungere l'oggetto al tuo inventario. Va bene, prendo e prendo. Ottimo, hai trovato le telecamere. Installale in cucina, seguimi. Clicca su un rilevatore di fumo e scegli una telecamera da installare. Clicca sul cestino per rimuovere la telecamera. Ah, da lontano, così. Ok. Installa una telecamera di importanza. È importante, l'ho fatto. L'ho fatto. Ah, ne devo installare tutte e due? Dovrei farlo ripetutamente, altrimenti non scoprirai mai cosa fanno i tuoi inquilini.
No, vabbè, termina conversazione. Ah, ma io mi posso spostare pure così. È un po' un casino questa cosa, però va bene. Fatto. Stai andando alla grande, ecco la tua prima ricompensa. Alla faccia del bicarbonato di sodio, 300 dollari. Bene, spendi il denaro per delle cose che ti servono, le troverai in negozio. Riceverai altre telecamere di sorveglianza quando guadagnerai dei punti no autorità. Ah, ok, parla con il tuo capo per ricevere le prime istruzioni, lo sto facendo. I punti autorità indicano la tua reputazione. Guadagni. Aspettate che mi blocco, esatto. Indicano la tua reputazione. Guadagni punti quando porti a termine gli incarichi. Puoi anche usarli per avere vantaggi personali, convincendo la gente a fare quello che vuoi tu. Purtroppo ho dei problemi da risolvere al ministero. Comunque puoi sempre chiamarmi dalla linea privata del tuo ufficio e chiedermi qualunque cosa. A proposito, Carlo, ti consiglio caldamente di rispondere al telefono. Io e te serviamo la nostra grande nazione, ed eseguire gli ordini del ministero è il nostro pane quotidiano. È l'aria che ci riempie i polmoni. Il problema principale è che diversi inquilini sono a rischio. Il tuo predecessore non è riuscito a gestire le cose. Speriamo che tu possa far meglio. Mi dica come. Prima di tutto, tieni d'occhio attentamente gli inquilini. Scrivi un rapporto quando avrai raccolto delle prove. La polizia si occuperà del resto. Detto fra me e te, il nostro grande stato sa essere molto riconoscente verso coloro che lavorano bene. Il ministero può chiudere un occhio su falsificazioni e ricatti se questi ti servono per raggiungere il tuo obiettivo. Non è esattamente quello che mi aspettavo da questo lavoro, no, vabbè. Farò del mio meglio. Mi piace il tuo entusiasmo. Non esitare a chiamare il nostro dipartimento. Potrai sempre chiedere consiglio al tuo saggio tutor. Un'ultima istruzione. La chiave che ti ho dato apre ogni porta di questo edificio. Prima di entrare in un appartamento, assicurati che l'inquilino sia uscito. Molti cittadini credono ancora che la loro vita privata sia affar loro. Lasciaglielo credere. Ora mettiti al lavoro. Va bene. Sì, papà. Allora, quindi questo è il nostro figlio. Ah, no, quindi allora abbiamo. Parla del lavoro, termina la conversazione. Allora, se io mi metto qua. Scrivania, un pettine, blocchi di legno. Si possono usare per costruire parole e castelli. Ai cittadini è permesso di possedere solo due set, per cui si possono fare parole brevissime o castelli minuscoli. Libretto, nomi, appuntamenti e promemoria personali. Niente di interessante. Beh, ma io prendo tutto. Io prendo tutto. Nuova direttiva governativa. È proibito dare asilo ai criminali, è proibita la produzione di materiali di propaganda politica. Ok. Ah, devo chiamare il ministero. Chiamiamo il ministero. Ministero dell'Ordine, chiamato, accettata. Buongiorno, Carl. Hai imparato quali sono i tuoi compiti principali? Sei pronto a ricevere un incarico? Pronto per un incarico. Tieni sotto sorveglianza l'appartamento 2, ci vive Jacob Maniesk. Puoi comprare le telecamere che ti occorrono al negozio di Stato. Entra in un appartamento solo quando l'inquilino non c'è e fa attenzione. Usa la rotella del mouse per zoomare sul condominio. Ma quello era il sottoscala!
Quello è il sottoscala. Minchia, ma che sottoscala bellissimo che c'è. Giusto? Bravo, te l'ho detto. Ok. Ispezione all'appartamento 2. Installa la telecamera dell'appartamento. Dottore, mi scusi, come faccio a comprare le cose? Dottore? Dottore? Ma è bellissimo così. C'ho solo 46 ore. Ispeziono l'appartamento 2. Se vado qua, che c'è? Ah. Ma io le posso togliere le telecamere da me? Non ha senso avere le telecamere io. Installa l'appartamento, installa una telecamera. Ok, posso salire? L'appartamento 2. L'appartamento 2 è questo. Busso. Arriva, lo sento. Sbircio. Sembrerebbe che non ci sia nessuno. Raccogli informazioni su Jacob. Va bene. Qua dentro invece che c'è? Un altro pettine. Quindi allora, questo lo piazzo. Spazzolino, non so più se ne ho uno identico. È impossibile trovarne diversi nei negozi. Orologio da polso, il cinturino è rovinato, ma è di buona qualità. Alcuni oggetti contengono informazioni sui loro proprietari. Clicca sul testo evidenziato. Per raccogliere le informazioni verranno registrate nel dossier dell'inquilino. Ah, vedi. Questo lo piazzo. C'ho ancora una telecamera. Allora, parliamo con nostra moglie. Tesoro, amore. Parla del lavoro. Ho visto la polizia trascinare via un uomo ammanettato proprio davanti a me. Mi sono spaventata. Chi era quello, Carl? Il vecchio amministratore non ha adempiuto, adempiuto ai propri lavori. Che incubo! Carlo, potrebbe accadere la stessa cosa anche a te. Non preoccuparti, tesoro, sarò un bravo amministratore. Giustamente, si preoccupano. Si preoccupano. Che paura. Attenzione. Che c'è, tesoro? Sì, papà? Non mi piace il tuo nuovo lavoro, papà. Il tuo capo è un brutto ceffo. Ciao Gaia, buonasera. Tutto bene, tu come stai? Ma buonasera, buon salve. Come stai? Come sta andando la tua giornata? Com'è andata? Ti piace mangiare del buon cibo e studiare all'università? Minchia, questo è uno studente universitario? Indossare vestiti nuovi? Allora magari potresti darci una mano.
Io cercherò un lavoro, lavorerò e studierò contemporaneamente. Lo spero proprio. Odio le miniere, papà, preferirei morire che lavorare come uno schiavo. È andata divinamente, tre test d'ingresso in un giorno, io, tra cui quello di religione che fortunatamente non ha avuto. Dai, mi fa piacere, dai. Mi fa piacere che dici divinamente, poi se bene o male non lo sappiamo. Perché tu devi ricordarti, Gaia, che tu potresti dire tranquillamente divinamente male. Così metti in crisi le persone. Ci hai mai pensato? No? Io lo faccio tutti i giorni. Li metto in crisi. Così poi non sanno come rispondermi. Sono stronzo? Sicuramente. Lo faccio per chiudere le conversazioni? Probabile. Inglese 68-90. Ottimo! Dai! Brava, e la terza materia qual era? Qual era? Qual era? Dimmi, dimmi. Hai cambiato idea riguardo al lavoro di minatore? Odio le miniere, papà, preferirei morire che lavorare come uno schiavo. Scienze, è andato abbastanza bene, dai, mi fa veramente piacere, Gaia. Sono veramente euforico. Io però non ho ispezionato l'appartamento, effettivamente. Sono uno sciocco. Uno sciocchino. Ci sono mazzi di dadi. Gioco d'azzardo. Ah ah! Che paura, pensavo che stessero rientrando. Cazzo, sta tornando. Questo è lui. Salgo sopra. Questo è chi è? Nostra moglie? No, non è nostra moglie. Che fa? Che fa? Fuma una pipa. Fuma una pipa. È fighissimo sto gioco. Gaia, è veramente bello. Ci parlo. Che vuole? Fa conoscenza. Chi è lei? Lasci che mi presenti. Mi chiamo Carlo, sono il nuovo amministratore. Cos'è? Ho vinto il concorso a chi frega un accidente del nuovo amministratore? Me ne sbatto di lei chi è e cosa fa. Niente. Tipatico. Mi hai fatto ricordare che alla prima media dovevamo fare una verifica di vita. In che senso? Perché va in giro a ficcare il naso? Non ha niente di meglio da fare? Occuparmi del condominio è il mio lavoro. E invece di scrivere fuma la pipa, ho scritto fuma la pipa. E niente. E nulla. Occuparmi del condominio è il mio lavoro. Stia attento, potrebbe accadere qualcosa di brutto alla sua famiglia. Oh no, non mi toccare la famiglia, brutto pezzo di occhi bianchi. Eh? Cosa vuole da uno stimato archivista? Fa conoscenza. Lasci che mi presenti. Mi chiamo Carlo, sono il nuovo amministratore. Mark Ranek, stimato impiegato degli archivi cittadini.
Mi tocca vivere in questo condominio disgustoso. Spero che lei sistemi tutto qui. Farò del mio meglio. Si impegni, ne ha più bisogno lei che me. Chiedi alla moglie. Rosa lavora alla mensa. Fa sempre in cucina. Le piace così tanto sfornare pani e dolci che lo fa per mestiere. Vorrei che non puzzasse di cavolo. Dove va? Dove sta andando questo? Ma questo va nella cucina, nella mia cucina. Ah, quindi è la cucina di chiunque qua. È la cucina di chiunque. Ah. Io devo capire come si acquistano le telecamere. Dai, io sono cretino. Telecamera di torraggio di visivo medio. Possibilità di registrare su un nastro. Ma io voglio questo. 3,50, non me lo posso permettere. Per poco. Vabbè, allora iniziamo a installarla qua, dato che comunque vengono. Ok. Non c'è nessuno, però sta tornando. Allora io devo capire chi vive dove. Chiama il ministero. Ah, devo chiamare il ministero. Consultazione. Che cosa vorresti sapere? Io vado, ci sentiamo in un'altra live, è stato un piacere parlarti. Gaia, a me è un piacere sempre che vieni anche solo a salutare. Vengo in tutte le live perché mi fai venire un sorriso e io sono contentissimo se riesco a strapparti un sorriso. Mi raccomando. Quando vuoi sappi che io le sere solitamente sto qua, tranne il lunedì e il venerdì solitamente. Ciao. Ciao. Redigere un profilo? No. Che devo fare, mo? Chiama il ministero e comunica il completamento dell'incarico. Ah. Componi un numero. Fai rapporto. Ministero dall'ordine. Congratulazioni, il tuo primo incarico è stato completato con successo. La tua ricompensa è 500 più 50. Minchia. Secondo le nostre fonti, Job Manesk starebbe violando delle direttive governative. Spialo usando le telecamere di sorveglianza. Quando una telecamera riprende un delinquente mentre fa qualcosa di illegale, l'icona d'azione cambia colore. Clicca sull'icona per aggiungere la prova al dossier. Allega le prove raccolte al rapporto. Porca paletta, quindi posso... È proibito riprodurre droghe. Tutte le mele devono essere distrutte. È proibito possederle o mangiarle. Le mele. Ma le mele? Come le mele? In che senso le mele? Questo chi è? Prego. Commercia? Cosa vende oggi? Dia un'occhiata. Whisky, cravatta blu, tavoletta di cioccolato, cravatta verde, cacciavite, libretto. Ma il libretto ce l'ho. Nomi, appuntamenti, promemoria personali, niente di interessante. Vendi $5. Va bene. Devo piazzare più telecamere. Devo piazzare. Questi vengono a sbivaccare. Allora, ne compro una e due.
Questo che fa? Kit per riparare le apparecchiature elettriche. Kit per riparare i mobili. Ah, vedi. Questo che fa? Lago della Morte. Il figlio del dirigente del sindacato dei minatori è stato trovato privo di sensi dopo essere stato imbottito di droghe da alcuni criminali. Al momento è in cura presso l'ospedale. Il ministero dell'ordine avverte i cittadini di stare allerta. Oh, è il nostro figlio. È il nostro figlio, palese. Ricordatevi, vostro figlio potrebbe essere il prossimo. No, nel senso che... secondo me è il nostro figlio che ha fatto qualcosa di illecito. Mannaggia la miseria. Spiamola. Sta dormendo. Stanno dormendo. Andiamo a casa, va? Allora, no, andiamo qua. Piazziamo la seconda telecamera. Ok. E poi andiamo qua e piazziamo l'altra. Non ho un altro. Non ho altro. Non posso. Vabbè, però già è qualcosa, dai. Già è qualcosa. Cosa sta facendo la nostra moglie? Scrive? Cosa scrive? Va a fare la lavatrice. Spiamola, spiamo nostra moglie. Spiamo nostra moglie, lo so che non si fa, ma... lo so che non si fa, ma... non la vedo, non la vedo. Mo entro nella stanza. Sta pulendo. Cosa sto facendo? Lei mangia. Cosa mangia? Non mangia mele, vero? Perché non si potrebbero mangiare le mele. È proibito cantare davanti al Ministero dell'Ordine. Ma come cantare? Mi presento a lei, dai. Salve. Salve, mi chiamo Carlo, sono il nuovo amministratore. Maria Schimmer, piacere di conoscerla. Ha portato qui la sua famiglia? Ci siamo appena trasferiti, saremo lieti di fare la vostra conoscenza. Piacere di conoscerla. Ah, sta parlando con nostra moglie. Parliamo con la bambina. La bambina, vuoi giocare con me? Non ora, Marta. Chiedi della casa. Scopri che è successo. Cos'è successo, tesoro? Quel signore mi ha spinto. Chi ti ha spinto? Lo faccio fuori. Stavo scendendo le scale e lui... Non piangere, cara. Quale signore? Quell'uomo cattivo dell'appartamento 2. Ci penso io, Marta. Ha detto che i bambini sono peggio degli insetti. Ma povera, povera cucciola. Ma è diventato una cosa. Ah, ah, prove raccolte. Scrivi un rapporto su Jacob. Sì. Per iniziare a scrivere il rapporto clicca sulla scrivania e seleziona l'icona. Ah, vedi? Scrivo il rapporto, sì. Seleziona l'icona e compila i campi. Trascina le prove che sono nella sezione prove. Jacob, appartamento numero 2. Violazione numero... Oh, porca paletta, che ne so io.
Violazione, proibito produrre d'oro, quindi 60-40 del 2 settembre dell'84. Va bene, invia. Il rapporto di Giacobbe inviato alla polizia si è recato per perquisirlo. I risultati appariranno qui. È veramente arrivata la polizia! Ma sta qua! Ma poverino! Ma si picchia! Ma no! Ma guarda te! Io non posso spiare la mia famiglia. Comunque l'audio è veramente soso. Allora, mettiamolo a 20. E devo abbassare ancora di più la musica. A 10 è veramente sosa. Iniziare a scrivere il rapporto, clicca su e l'ho fatto il rapporto. Ho fatto i soldi. Ho fatto soldi. Il Ministero dell'Ora ha notato un crescente interesse verso i libri di argomento filosofico, incluse le opere di Paul Williams, morto un secolo fa. I suoi libri presentano idee obsolete che si sono rivelate irrealistiche e che tuttavia continuano ad affascinare le persone. Come l'esistenza di una società senza governo, l'importanza del libero arbitrio, il ministero insiste sulla necessità di distruggere completamente le pericolose idee di Williams. Il fatto stesso che la nostra società sia in grado di capire le idee su Paul Williams dimostra. Ma questa è la voce della verità! Il suo incredibile talento, la sua capacità di spiegare le cose in modo semplice. Dovremmo incoraggiare l'interesse verso i grandi pensatori del passato se vogliamo progredire e iniziare un dialogo con il popolo e lo Stato. Ah, vedi, vedi. Allora, vediamo, io potrei comprare un'altra telecamera. Vabbè, la compro. Perché ho bisogno di. Qua. Installala qua. Lo so che è poca roba, però. Amore, tesoro. Ma chissà se io posso. Ma quindi io allora adesso qua posso. Televisore niente. Qua posso entrare? Ripara l'appartamento 2. Trova un inquilino per l'appartamento 2. Ah, vedi. Come faccio a riparare l'appartamento 2? Rapporto ricevuto, soggetto arrestato. Appartamento 2, ripara. 500 dollari. Faccia del bicarbonato. Nuova direttiva governativa ricevuta. È proibito utilizzare valute straniere. Quanto
Affitta. Un celebre cardiochirurgo in cerca di affitto a lungo termine, di sicuro un inquilino rispettabile. Affitta. Ok. Ah, e già ci sono le telecamere, giustamente. Sarà lui? Sì, è lui. Meglio che non mi faccio vedere. Oppure sì. Mi presento a lui. No. Non mi posso presentare. Perché non mi vuole? Signore? Ma là dentro che cosa c'è? Pianta in vaso. Ah, vedi. Ma questo era un... cosa? Spio. Chiama il ministero. Aha. Che fa? Signora? Signora? Signora sta venendo qua. Chiama il ministero. Chiama il ministero. Ministero dell'ordine. Congratulazioni, il tuo incarico è stato completato con successo. Come ricompensa stiamo trasferendo sul tuo conto la seguente somma. Ok. Posso comprare un'altra telecamera, probabilmente. No, no, non ho letto. Non ho letto, mi scusi. Niente. Sì. Ti sei sbarazzato del trasgressore. Ora chiedi agli inquilini che opinione hanno di Shimmer. Scopri che cosa pensano di lui le altre persone. Redigi il tuo profilo. Il suo profilo dopo aver terminato l'indagine. Mettiti al lavoro. Ah. Va bene. Cosa c'è, Carl? Mi serve il tuo aiuto, tesoro. Non riesco a trovare la nostra pentola grande. Ho guardato in ogni angolo, non ho idea di dove sia. Forse qualcuno l'ha rubata, dovremmo chiamare la polizia? Chiamare la polizia per una vecchia pentola? Non pensarci nemmeno, l'avrai lasciata nella vecchia casa. Va bene, se lo dici tu, puoi chiedere agli inquilini di prestarci una pentola? Spero non rifiuteranno un favore del nuovo amministratore. Preparerò una non composta per Marta e poi gliela restituirò. Va bene, chiederò ai vicini se hanno una pentola. Che vuole? Sì, papà? Parla delle mine, chiedi se ci sono novità. Ti serve qualcosa? Ho un problema, papà. Che cosa c'è? Sono iniziate le lezioni di economia e c'è stata data una lista di libri da leggere. Beh, libri e manuali vari che vanno studiati. Ho fatto un salto in libreria, ma non ce li hanno quei libri. Mi hanno detto che potresti trovarli usati al mercato, ma costano una fortuna. Potresti chiedere ai tuoi amici, forse qualcuno che conosci ha quei libri. Ha a che fare con gente in gamba. Vedrò cosa posso fare. Ok, allora, partiamo dalla pentola. Signora. Salve. Chiedi del marito. Come sta suo marito? Sembrava turbato. Non sta bene, ha ricevuto un pacco contenente della pellicola. A Klaus piace fare foto. Questo lo tirerà su di morale. Signora, allora mi serve la pentola, scusatemi. Potrei chiederle un favore, mi servirebbe una pentola capiente. Mia moglie vorrebbe preparare una composta, ma abbiamo perso la nostra due pentola durante il trasloco. Ce l'ho una pentola adatta, eccola qua. Grazie, gliela restituisco. Non c'è bisogno, io e mio marito viviamo soli, non lo usiamo mai. Cammina con la pentola appresso, cioè questa. La prego di accettarla come regalo di benvenuto. Ma lei è squisitamente gentile. Amore, tesoro, c'ho la pentola. Cosa c'è, Carl? Parla della pentola. Hai trovato la pentola? Ho preparato tutto per la composta. Sì, Maria, Shimmer dell'appartamento ci ha salvati. Non lesinare sullo zucchero in quella composta. L'ultima volta sembrava acqua. Sembrava acqua perché non avevamo né zucchero né miele. Non è colpa mia se non hai ottenuto la tessera per lo zucchero. La tessera per lo zucchero. Su col morale, tesoro. Noi ne abbiamo sufficienza di zucchero. Zuccherini. Allora, devo andare a vedere
Allora, bussiamo, va? Parliamo con i signori. Salve signora. Buongiorno, ma salve, fai conoscenza. Salve signora, lasci che mi presenti. Mi chiamo Carlo, sono il nuovo amministratore. Mi chiamo Rosa Ranek, piacere di conoscerla. Di aver già conosciuto quel burbero di mio marito. Abbiamo anche un figlio, è proprio come lei, ma vive nella capitale. Chiedi di Shim, chiedigli il marito. Marco ha lavorato agli archivi per tutta la vita e gli piace il suo lavoro, tante scartoffie e poche persone. Passa le vacanze in compagnia della canna da pesca. Il nostro caro ragazzo è diventato un capo, ma non lo vediamo da tanto tempo, così tanto tempo. Vorrei chiedere di Klaus, per caso vi disturba? È proprio una persona di valore. Mi ha aiutato ad ottenere una bella bottiglia di sherry. Un esperto di vino a differenza del mio vecchio. Uno si avvicina. Sta scendendo? È sceso. Signora, aspetti. Chiedi del marito. No, no, termina la conversazione. Salve, buonasera. Salve, mi chiamo Carlo, sono il nuovo amministratore. Sono Klaus Schimmer. Lei gestirà il condominio che prima apparteneva alla mia famiglia. Il vecchio amministratore l'ha ridotto un porcile. Spero lei possa sistemarlo. Farò del mio meglio. Chi di il condominio? Lo stabile apparteneva a lei? Sì, apparteneva alla mia famiglia, volevo trasformarlo in un ostello per bambini talentuosi, ma è stato convertito in condominio. Non è così male, ha visto i quartieri residenziali di livello D. Ha ragione, potrebbe andarci peggio, almeno noi siamo liberi. Si può tranquillamente giocare a scacchi, è una libertà che costa. Non la lascio libero, mi scusi. Chiedo dei libri per Patrick. Lei è una persona istruita, Klaus. Dove potrei trovare dei libri di testo di economia? All'università hanno dato a mio figlio una lista di libri da leggere, ma non si trovano in nessuna libreria. Un'opzione sarebbe la biblioteca, ma la fila è sempre lunghissima. Oh, il problema della biblioteca mi è ben noto. Non è solo la fila. Devi andare a genio e bibliotecare, altrimenti ti mandano via senza spiegazioni. Ma, no, non, ma posso aiutarla? Ho dei libri di quando lavoravo per l'ufficio commerciale. Sarei lieto se aiutassero suo figlio a studiare. Tutti dovrebbero perseguire un'istruzione superiore, peccato che pochi siano d'accordo. Ha salvato mio figlio, grazie Klaus. E non solo mio figlio, ma anche il mio portafoglio. Allora, dopo andiamo a portare i libri e chiedo di questa cosa. C'è tempesta all'orizzonte, sarò probabilmente accusato di aver venduto tabacco antigovernativo. E mischiato in qualcosa? È tutto a causa del condominio. Mi sono rifiutato di consegnarglielo e sono stato accusato di cose orribili. Va bene, vediamo se possiamo aiutare. Perché lei ha aiutato me e io aiuto lei. Perché così funziona. Così funziona al mio paese. Vieni qua. Sì, papà. Parla dei libri dell'università. Ci sono novità riguardo. Ecco i tuoi libri. Una pila. Wow, mi metto al lavoro. Non ho mai osato. Speravo di avere così tanti. Forse dopo tutto non dovrò andare in quella tana di ratti. In biblioteca, intendo. Che vuole la piccola Sofia? Vuoi giocare con me? Non ora, Marta. Giocattolo perso. Che cosa è successo? È successa una cosa brutta, papà. Ho perso Naira. Non la trovo da nessuna parte. Chi è Naira? La mia bambola. È la bambola preferita, papà. Mi aiuterà a trovarla? Mi hai spaventato, Marta. Dove ci hai giocato l'ultima volta? A casa. Naira è troppo piccola per andare fuori. Trovala, ti prego. Parla con la moglie di Shimmer e l'ho fatto. Parla con quest'altro e non ce l'ho. Papera, portamonete e un orologio. Beh,
Vecchia bambola. Mia moglie giocava con questa bambola da piccola. Ora ci gioca nostra figlia. L'ha chiamata Naira. Sei una rincoglionita, amore. No. Come si chiama la tua bambola? Naira, mi manca tanto, la troverai? L'ho già trovata, eccola qui. Grazie, papà. Ho pensato a un gioco fantastico. Vuoi che te lo spieghi? Naira farà il minatore se porto delle macerie. Io la soccorritrice. Che razza di gioco? Forse sarebbe meglio se giocassi con i tuoi blocchi di lettere. Costruirò una miniera di carbone con i blocchi di lettere. Ecco. Allora, lui sta uscendo, anche lui è uscito, la moglie non c'è. Andiamo a piazzare un po' di telecamere. E infatti non c'è nessuno. Vai. Come non ho le telecamere, porca miseria. Compro quella gigante. Ne compro due. Allora, mettiamo quella da tre qua. Quella da due qua. Io pure un'altra arrivato a sto punto. Tornata la moglie, giusto in tempo proprio. Allora ne piazzo una qua. E arrivato a sto punto ne piazzo un'altra qua. Devo coprire quanto più possibile. Che paura, mamma mia. Ma secondo me posso vendere? Commercia. Vendo. Ma veramente posso vendere? Libri di economia rari e preziosi, proprio ciò che serve a Patrick per i suoi studi. 2500. Quindi li avrei potuti comprare. Vabbè. Allora. Con la signora già ci ho parlato. Chiedi del marito, chiudi. Con il marito invece non ci ho mai parlato. Cosa vuole uno stimato archivista? Chiedi di Schimmer. Vorrei chiederle di Klaus Schimmel. Perché? Di la verità sull'incarico. No, dai una risposta vaga. Non so niente che lei non sappia. Inoltre la curiosità è un peccato grave. Avevo un collega che ficcava continuamente il naso negli affari degli altri e dei documenti degli altri. Chiedi cosa è successo. È stato mandato in prigione. Ha scoperto più di quanto avrebbe dovuto. Arrivederci, giovanotto. Devo redigere il profilo su Klaus. Allora, redigiamo il profilo su Klaus. Bellissimo sto gioco, comunque posso dirlo. Scrivi un rapporto. No, no, un profilo, un profilo. Signore Samia, Klaus. Appartamento numero 1. Appartamento numero 6, sesso uomo, stato civile, vive con Maria Schimmer, professione ex proprietario. E non lo dice. Non lo metto. Trascina qui gli elementi.
Ma era su Shimmer che dovevo farlo il rapporto. Professione insegnante di letteratura, ma non è vero, che fa? Tabaccaio, medico, cuoco, archivista. Tabaccaio. Rapporto ricevuto, soggetto arrestato. Ah no, pensavo. Profilo ricevuto. Pensavo, ho detto, ma come? Non ha fatto nulla. Chiama il ministero e comunica il completamento. Sì. Mi sta prendendo un casino sto gioco. Ministero dell'Ordine, è tempo di agire, compagno Karl. Devi dare lo sfratto a Klaus. Ma come? Chiedi della moglie. Che ne sarà di sua moglie? Di lei non ci importa. Fa come ritieni meglio. Chiedi dei metodi. Come faccio a dare lo sfratto? Parla con Shimmer, a noi va bene se va via, ma sarebbe meglio che lo denunciassi nel caso violasse qualche direttiva. È il tuo dovere, compagno Karl. Ma che palle, ci ha dato pure i libri del bambino. Trovo modo per sfrattare Klaus dall'appartamento 1. Pizza. Cosa c'è, Carla? Cioccolatini. Ho parlato con i vicini, Carlo. Sono molto gentili. Mi hanno detto che un uomo con il cilindro si aggira vicino a casa di tanto in tanto e da lui si possono comprare delle cose. Quali cose? C'è un frusaio? Non ne hai abbastanza di roba? Ascoltami prima. Non ascolti mai quello che ti dico. Non scaldarti tanto, non volevo offenderti. Sei bravissimo a buttare giù le persone. A volte penso di vivere con... Cosa hai detto a proposito del mercante? Dicono che stia vendendo nuovi articoli per la casa. La vecchietta del primo piano mi ha mostrato il sapone profumato che ha comprato da lui il mese scorso. Ora non ce n'è più, ma ci sono altre cose utili. Come diavolo faccio a sapere perché indosso un cilindro? Smettila di assillarmi con queste domande stupide. Ciondoli per casa senza fare niente. Io ho pulito da poco il pavimento. Il minimo che potresti fare è andare a comprare qualcosa di dolce per la nostra famiglia. Ah, per la nostra figlia. Va bene, vado a comprare qualcosa di dolce. Però lui non c'è. Quindi devo bussare. Che ore sono? Minchia, è proprio presto. Cioè, è proprio sera. Salve. Chiedi di cosa ha bisogno. Me lo dica chiaro e tondo, Carl. È stato incaricato di spiarmi. Parla dell'ordine del ministero. Minaccia di dare lo sfratto. Oh no. Che faccio? Parlo chiaro? Non lo so, io non. È stato gentile, poverino. Non gli ho manco piazzato nulla in casa. Pure lui c'ha una missione. Non lo so. P come si salva? Ah, salva in automatico. Madò, io non lo so fare lo stronzo in questi giochi. Deve stare più attento, compagno Klaus. Andrò dritto al punto. Ho ricevuto l'ordine di mandarla via dal condominio. Cosa? Loro vogliono sfrattarmi dal mio condominio? È inammissibile. Se avessi potuto avrei lasciato questo squallido buco da tempo fa. Beh, se i... Beh, i miei problemi non dovrebbero assillarla. Grazie per l'avvertimento. Cosa ha intenzione di fare? Voglio aiutarla. Perché non lascia la città? Questo è molto sospetto, Carl. Perché dovrebbe preoccuparsi per me? Perché non sono uno stronzo. Eh.
Io non lo chiedo per curiosità, voglio aiutarla. Mi danno la caccia. È difficile credere che qualcuno si possa interessare ai miei guai. Mi hanno mandato a lavorare alla tabaccheria, quel piccolo chiosco di legno accanto al mercato del pesce. Hanno preso il mio certificato d'assenza. Senza sono bloccato qui, capisce? Cos'è un certificato d'assenza? Dovrebbe saperle queste cose, Carl. È un documento che serve sia per entrare nelle strutture di importanza strategica, sia per lasciare la città. Stazioni ferroviarie, porti, strade con posti di controllo sono inaccessibili per me. Non mi crederà. La versione ufficiale del ministero è che i documenti sono stati inviati agli archivi per l'aggiornamento dei miei dati. Hanno detto che potevo ottenerli lì. Sono andato agli archivi, hanno detto che non c'era più nessun documento. Ho passato una settimana in fila per parlare con un ispettore e poter presentare una domanda di ricerca. 2 mesi dopo mi è stato detto che avevo usato il mio modulo sbagliato per la domanda e che non avevano più quello che mi serviva. Dannazione! Intende dire che i documenti si sono andati persi negli archivi? Sì, i documenti sono agli archivi. Si dice che sia uno stratagemma per confondere i visitatori. Non so se sia una battuta o no. Noi conosciamo uno che vive agli archivi, però. Il Ministero delle Assegnazioni ha le mani pulite. Non posso fare niente riguardo agli archivi. Lo posso fare, vedo cosa posso fare per il suo certificato d'assenza. Così se ne va in modo pulito, capito? Minchia, forse stava dormendo. Sbagliato. Questo è un banchiere, probabilmente. Salve. Lasci che mi presenti, mi chiamo Carlo, sono l'amministratore. Che piacere, io sono il dottor Alius Shopak, medico. Avrà sentito parlare di me, tutta la città mi conosce. Certo, ho sentito parlare di me, la prego, non è il caso di elogiarmi, ho fatto solo il mio dovere. Solo il mio dovere. È fantastico. Mi faccia sapere se le serve qualcosa o che problemi potrei mai avere. Nessuno. Lei sarà molto impegnato. Chiedi come va. Tutto bene? Oh, molto, molto, molto impegnato. I miei pazienti fanno a gara per avermi. Lei è un medico? Sì, già lo sappiamo. Potrei curare perfino un uomo sano, specialmente un uomo sano, direi. Ha una laurea? Sta scherzando? Ho dedicato tutta la vita a curare le persone. I suoi dubbi mi feriscono. Scusi, è che è un lavoro difficile. Come osa, mio caro? Ecco qui un ottimo modo per rilassarsi. Beva responsabilmente. Che mi ha dato? Whisky! Ma allora, non si dà del whisky! Vuole parlare? Avrei una richiesta personale, una richiesta molto personale. Sono tutto orecchie. In ragione della mia professione, non ho tempo per occuparmi dei miei problemi personali. È mio dovere civico salvare vite. So che è difficile crederlo vedendomi, ma sono molto timido con le donne. Arrossisco, mi confondo e ogni centimetro del mio possente corpo suda copiosamente. E cosa posso fare io? Comprarle un deodorante? Sua moglie è meravigliosa, Carl. È chiaro che lei ci sa fare con le donne. Mi sento solo. Mi trovi una donna, Carl. Dovrà essere brava in cucina e in camera da letto. Ah, è diventato. Potremmo mandare via lui e accoppiare tutti e due, effettivamente. Allora. Chi lavorava in archivio, porca miseria? Chi lavorava in archivio? Salve, signora, avrei bisogno di parlare con suo marito. Buongiorno. Parla della solitudine di Spack, ma non con lei, dai. Mi faccia sapere se ha problemi. Io devo parlare con suo marito, signora, devo parlare con suo marito. Archivista, vedi? Vedi? Ecco.
Mi dica. Buongiorno. Cosa vuole da uno stimato archivista? Lo sa. Parla di aiutare Shimmer. Lei lavora agli archivi? E a lei cosa importa? Lo sa già che, anche senza che glielo dica io, mi serve il suo aiuto. C'è un bravo uomo che non riesce a ottenere dei documenti dagli archivi. A chi sarebbe? I documenti delle brave persone non vengono portati agli archivi. Non mi racconti storie. Di la verità su Klaus Shimmer. Oh. Sto parlando di Shimmer, l'appartamento 1, lo Stato non lo vede di buon occhio, gli hanno tolto il certificato d'assenza e ora è bloccato qui. Non mi piace. Lavoro in una tabaccheria, ma non mi ha mai dato un po' di tabacco gratis. Si comporta così e parla in modo brusco perché ha paura. Mi aiuti, mi porti il suo certificato d'assenza. Non posso farcela senza, capisce? D'accordo, ma mi devi una bottiglia di whisky. Senza non andrò a cercare tra i documenti confiscati. Ce l'ho. Mi porti il whisky. Ecco la bottiglia, acqua in bocca. Ottima scelta. Va bene, prenderò i documenti. Torni più tardi. Ce l'abbiamo, ragazzi. Bellissimo così. Così mi piace fare questa cosa. Il Ministero dell'Onore ha notato un crescente interesse verso i libri. E già l'abbiamo letto. Ragazza giovane e carina, socievole, cerca uomo benestante per relazione seria. Telefonare. Ah. Chiama, non te ne pentirai. Ma mo glielo diamo a lui. C'è ancora? No, è andato. Sono usciti tutti e due. Senti, io piazzo un'altra telecamera. Mi sembra che ce l'ho. Non c'ho una Mazda. Ne piazzo una, allora. Che stanno a fare questi? Che è successo qua? Che cosa ho appena visto? Signore? Salve. Parla della solitudine. Qualche preferenza a chi piacerebbe incontrare? Chiunque. Le ho trovato una ragazza. Chi è? Non ho trovato nessuna ragazza per lei. Ah, ma devo andarla a prendere quindi il fogliettino? Come... 237451. Mi serve il numero. Lo scrivo in chat. Porca miseria. 237451 dovrebbe essere. 237451, ok. Chiamiamo noi. Chiamiamo noi. Componi il 237451. Pronto? Salve, mi chiamo Carl. Chiamo riguardo al suo annuncio. Interessante, parlami di te. Oh, non è per me, è per un amico. È un po' timido e lo sto aiutando con una faccenda personale. È pronto a incontrare un celebre medico? Un medico? Come si chiama? Alonzius Spack. È quello di cui parlano i giornali? Devo pensarci. Ti richiamerò tra un paio d'ore, va bene? Grazie, resto in attesa della sua telefonata. Ce la possiamo fare. Nel mentre dovevo andare a prendere i cioccolattini a mia moglie. Prego. Commercio. Cioccolato. Amore, tesoro, ti ho portato i cioccolattini. C'è qualche altro che non ti va bene? Ti ho solo chiesto di comprare i cioccolatini per nostra figlia. Non ho nemmeno chiesto il sapore alla fragola per me. Va bene, comprerò i cioccolatini. Lo spero. I bambini non possono mangiare solo fette biscottate. Comprali e porti a me, non darli a Marta.
Ma ce l'ho! Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho! Ti ho solo detto di comprare cioccolatini. Ma perché non l'ho preso? Ah, questa è la tavoletta! Sbagliato! Sbagliato. Cioccolatti. Il telefono. Arrivo. Arrivo. Pronto. Pronto, Carl? Sono Clara, mi ha chiamato un paio di ore fa. Accetto di incontrare il dottore. Dagli il mio numero e la parola segreta. Fragole con panna. Te la sei annotata? Attendo la sua telefonata. Dottore! Dottore! Ma ce l'ho, ho comprato i cioccolatini, ma non avevano il sapone che volevi. Oh Carla, hai comprato i cioccolatini, grazie. Così tante preoccupazioni in questi ultimi tempi. Quando chiudo gli occhi vedo quei bastioni che ti trascinano, quei bestioni che trascinano via il vecchio amministratore. Mi si spezza il cuore a pensare che tu potresti essere il suo posto. Anna, togliti questi pensieri dalla testa, andrà tutto bene. Non sono mica uno stupido, farò un buon lavoro. E se anche il vecchio amministratore avesse avuto pensieri del genere, beh, è ora di rimettersi al lavoro. Sono bravissimo. Allora, il nuovo. Allora, il dottore non è ancora arrivato. Cerco di dare una mano in casa. Ho giocato con Marta di recente. Bravo. Lui fuma qua, perché non può fumare in casa, ovviamente. Dottore, dottore, ti prego, dimmi che c'è il dottore. Ah no, è Maria Schimmer. Dov'è il dottore? Ah. Cosa vuole dallo stimato? Parla di come aiutare Shimmer. Ecco i documenti. Quegli idioti che stanno agli archivi li avevano persi, ma io li ho ritrovati. Bravissimo, mamma mia. Mamma mia, amico mio. Quanto ti adoro. Devo darli a Shimmer. No, ho bisogno di suo marito, signora. Signora, ma do pure il banchiere. Aspetta. Salve! Qualche preferenza? Chiunque, le ho trovato una ragazza. Chi è? La ragazza dell'annuncio. Non vedo l'ora di incontrarla. Il suo numero è. La chiami, sta aspettando. La chiamerò oggi stesso, ma prima devo raccogliere tutto il mio coraggio. Potrebbe trovarmi del cioccolato, ce l'ho! Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho. L'ho comprato. Ottimo! Sono pronto per l'appuntamento. Ma non le ho detto la parola d'ordine. Vabbè, comunque. Signora, ma suo marito? Salve. Mi serve suo marito, signora. Eccoti! Salve. Non riesco ancora a credere che abbia deciso di aiutarci. Novità? Prende il certificato d'assenza, ora è un uomo libero. Incredibile, ce l'ha fatta. Ora niente vi impedirà di andarvene. Temo che non sia così facile. Mia moglie ha provato ad acquistare dei biglietti del treno, ma non gliele hanno venduti. A quanto pare siamo sulla lista nera. Dobbiamo trovare un modo per lasciare la città e andarcene il più lontano possibile. O perfino lasciare il paese. Può aiutarmi? Almeno siete su una lista nera e non su una lista di gente da giustiziare. Cercherò di farmi venire in mente qualcosa. Non so come ringraziarla. Ho iniziato ad avere fiducia nella gente da quando l'ho incontrata. Oh, ma quanto è bella. Nuova direttiva governativa, vediamo. È proibito indossare o vendere jeans. Madonna mia, ma mamma mia.
Trovo un modo per sfrattare Klaus. Lo sto facendo, lo sto facendo. 125, ne compro due di telecamera, anche se. Ah, io non posso entrare comunque. C'è nessuno qua. Mettiamole giù. Mettiamola giù. Ah no, giù già c'è. Giù già c'è. Carico del mistero. Ah, del ministero. Madonna, io sto rincoglionito. Andiamo a parlare con nostra moglie. Ah, non devo parlare di niente. Va bene. Come le faccio a trovare un biglietto? Devo trovare un biglietto. Potrei ripararlo all'appartamento 4, effettivamente. Lo riparo, va. Ma non posso piazzarci le telecamere, di già. Ah, aspetta. Vediamo che ci dice nostra moglie. Dimmi, amore. Cosa è successo? Marta è malata, Carl, e non abbiamo le medicine in casa. Potresti trovare dell'aspirina per nostra figlia? Ho aspettato un secolo in fila solo per scoprire che mi serviva la prescrizione. Il dottore. Ma certo che lo troverò, Marta sta così male. No, ha solo febbre, ma non mi piace come si sente. Povera cucciola. Un libro è una palla. Effettivamente potrei aggiustare forse un po' di robina. Compro. Signora. Il dottore! Salve. Mi fa piacere quando si ferma a fare due chiacchiere. Ho saputo che c'è stato un incidente nelle miniere settentrionali. Ho sentito che ci sono state delle vittime. Solo i giornali non hanno ancora parlato. Chiedo dell'aspirina. Buongiorno, avrebbe dell'aspirina. Perché? Tutti vogliono quelle pillole. Potrebbe procurarsele. Purtroppo no, mi dispiace molto, Carl. Ma non sono autorizzato a prescrivere o farmi mandare farmaci. Devi andare all'ospedale a barattare l'aspirina con qualcuno a cui non serve. Parliamo con nostra moglie. TV rotta? Ah, la TV si è rotta, Carl. Occupati del guasto, per favore. Chiamo un tecnico. Darò un'occhiata, la riparerò appena posso. Grazie tesoro, sei un vero tuttofare. Ah, mi manca l'attrezzatura? Giusto, subito tesoro. Come sta Marta? Hai trovato l'aspirina, Carla? Marta è peggiorata, non ancora. Porca miseria. Dottore? Devo vedere che cazzo fa qua? Ci deve, c'è bisogno di una telecamera. Salve. Chiedi dell'aspirina. Non. No,
chiedi cosa è successo. Clara, la donna che mi ha presentato è fantastica, può venire a vivere da me? Ah. Se mi dà l'aspirina, sì. E non lo so se può venire. Per me, figurati. Che me frega a me. Ah, però aspetta, aspetta, aspetta. È proibito dare asilo ai criminali. Poi ce l'abbiamo in pugno. È proibito la riproduzione. Questa è cacchio che è una criminale. È contro le regole. Facciamo un po' i duri? Facciamo un po' i duri. È contro le regole. La prego, la pagherò 1000. Ecco, prende il denaro. Mi sta salvando dalla solitudine. Vediamo se questo c'ha l'aspirina. Aspirina. Ce l'ha. Dai, andiamo. Per nostra figlia. Dov'è nostra moglie? Tesoro? Tesoro? Sì, 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 prendi, spero si tratti solo di influenza, sono tutti malati da questi tempi. Grazie, penso che si sentirà meglio fra qualche giorno. Oh, meno male, dai, mi dava fastidio se non avrei potuto fare niente. E senti, io non so come... affitta. James, uno stromo di una chiatta, butterà l'ancola qui per un paio di settimane. Già arrivato. Dai, non ce la faccio. Dovrei comprare queste qua. Non le uno le devo sostituire. Andiamo a vedere che vuole. Oh, chi è questa? Cosa vuole da me, mio stimato? Occhiali spariti. Ho perso i miei occhiali, Carl. E senza posso lavorare gli occhiali. Arrivi un anziano. Li cerchi nel condominio. Li avrò lasciati da qualche parte o li avrò persi. Sono solo dei comuni occhiali, ma non posso comprarne un paio senza prescrizione. Domani Rosa andrà a presentare la tessera al medico. Ma non posso aspettare un mese. Va bene, li cercherò nel condominio. Si sbrighi, potrei perdere il lavoro. No, no, per l'amor del cielo. Qua non c'è. Andiamo a vedere... qua. Calzini. Non c'è niente. Ciao tesoro. Salve. Hai ricevuto molte telefonate riguardo all'annuncio. Almeno 40. Una bella donna attira sempre molti gli ammiratori, sai. Ma Alossius è il candidato più promettente. Ho sempre desiderato conoscere un famoso dottore. Pensi che conosca molte celebrità? Non lo so, ma credo un bel po'. Fantastico, non vedo l'ora di organizzare una cena con i suoi amici. Gli devo piazzare minimo 800 telecamere mo in casa.
Che fa? Che fa? Perché c'ha una pistola questo? No, 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 non si guarda dentro l'occhiello. Mamma mia, perché deve fare così? Questo momore. Andiamoci a presentare, a proposito. Salve. Occhiali spariti, Marca ha richiesto di trovare. Proibito le droghe, i soldi. È proibito possedere musica straniera, madonna mia. Cosa vuole? Fai conoscenza. Lasci che mi presenti, sono Carlo, sono il nuovo amministratore. Jones, papà, Nostromo. Mi sto preparando per un lungo viaggio, salperemo per andare all'estero. Per il periodo del mio tirocinio al Consiglio per gli Affari Internazionali starò all'ormeggio nel suo condominio. Che tirocinio è? È un addestramento obbligatorio per tutti quelli che viaggiano all'estero per lavoro. Un addestramento antipropaganda. E solo? Sì, vivo da solo. Parlo di come aiutare Schmitz. Jones porterebbe Schimmer in viaggio con lei? Perché mai dovrei farlo? Cosa ci guadagno io? A meno che non, lei non faccia qualcosa per me. Che cosa? Cosa vuole? Cosa vuole? Stringe un accordo con il nostro uomo per il viaggio di Schimmer. Non me lo dice. Devo ricattarlo. Cazzo, sta qua questa. Ciao tesoro. Ha bisogno di qualcosa? Mi leggi nel pensiero, caro Carlo. Mi servirebbe il tuo aiuto. Mi troveresti una bottiglia di roba forte? Ti pagherò bene, mi annoio. Roba forte? Tipo vodka? Tipo vodka? Ma io tenevo qualcosa qua. Ora che mi ci fai pensare. Però non mi ricordo. Forse stava qua. Tenevamo qualche bottiglia, se non erro. Non posso avere con dentro una lettera. Dentifricio e cose. Ah, forse era nella casa di qualcuno. Era nella casa di qualcuno. Cioccolattino, infatti. Era nella casa di qualcuno. Fammi vedere se questo sta qua. Stanno dormendo. Fai vedere se questo sta qua. Sta dormendo. Questo sta sveglio. Vabbè. Vediamo nostra moglie che vuole. Amore, tesoro, dimmi. Marta è peggiorata, Carla. L'aspirina non è stata di aiuto. Ha bisogno di un medico. Trova un medico. Non vuoi portare Marta in ospedale? L'ho già portata. Mi hanno detto di dare l'aspirina e pulire il naso col sapone per il bucato. Con il sapone, Carlo? Come faccio a lavare il naso di una bambina con il sapone? Trova un bravo medico per nostra figlia. Lo disturbo, lo sveglio. Parla della malattia. Alfonso, mia figlia è malata. Potrebbe visitarla. Certo che la visiterò. È il mio dovere, sono un medico. Va bene. Mi servono $700 per pagare le bollette. Nel denaro. Ecco.
Sei eccezionale. Chiedi degli occhiali. Hai visto degli occhiali che appartengono a un anziano signore che vive al primo piano? No, scusa, devo andare. E quindi? Che ha fatto? Non è mica preso degli occhiali. E chi sarebbe? Il vecchio signore che vive al primo piano. No, non sono stato io, ma se mi dai dei cioccolattini ti dico chi è stato. Dai il cioccolattino. Comprerò i cioccolattini e te li porterò. E poi ti dirò chi ha preso gli occhiali. Stanno qua i cioccolattini. Prendi. Prima non devo nemmeno spendere. Chiedi gli occhiali. Dai il cioccolato. Ecco il tuo cioccolato, amore. Ho visto Patrick, lo sapevo, prendere gli occhiali da sotto il tavolo della cucina. Li ha puliti con la manica, li ha provati e se li ha messi in tasca. Capisco, Patrick. Non lo sgriderai, vero, papà? No. Chiedi degli... Scopri... Ho bisogno di parlarti, papà. Che è successo? Ho incontrato una ragazza carina e l'ho invitato ad uscire. Tra un paio di giorni ci sarà la prima di Luci di Speranza. Siamo arrivati... Sono arrivati degli attori. Un momento, chi è questa ragazza? Andrea Goric. È carina e intelligente. Le piace andare a teatro. So che vorrebbe andare alla prima dappertutto. È la mia occasione, papà. Ma non ho abbastanza soldi per i biglietti. Quanto ti serve? 5,50. È una bella somma. Do il denaro. Teatro è stupendo, figliolo, ecco il denaro. Grazie papà, sei il migliore. Tanto ce li abbiamo i soldi, non mi serve. Paga $20 per i fiori. Eccoti qualche spicciolo per i fiori. Non dimenticare di lavarti prima di andare all'appuntamento. Non si va a teatro con il collo sporco, capito? Non dirlo a mamma o mi verserà addosso un'intera bottiglia di profumo. La conosci? Ok, va bene, fatto. Andiamo a vedere questo che vuole per i biglietti. Aspetta, eccoti. Cosa vuole? Offerta speciale. Ho una proposta. Sono tempi duri, ognuno si arrangia come può. Ho del pesce in scatola, le conosce tutti qui. Mi trovi un acquirente e la pagherò profumatamente. La qualità del cibo. Che tipo di cibo in scatola è? Roba buona o roba una schifezza? È di prima qualità, importato dall'estero. Andrà a ruba. Ma per me non è sicuro andare al mercato. Vorrei venderlo tranquillamente senza attirare attenzione su di me. Ho trovato i barattoli nella stiva, nessuno li usava. Regola numero uno sulla chiatta. Se non è inchiodato al suolo, non appartiene a nessuno. Così ho preso tutto quello che riuscivo a trasportare. Accetto. Affare fatto, proverò a vendere il suo cibo in scatola. Fantastico. Ecco una cassa con 50 barattoli. Il prezzo all'ingrosso è di $60 al barattolo. La cassa quindi costa $3,000. Minchia. Lei può venderli a $100 al prezzo di mercato. Li venda per almeno 3,000 e mi dia il denaro. Quello che guadagna oltre i 3,000 è tutto suo. Visto come sono generoso? Va bene. Quindi fatto questo però poi è roba... Allora, gli serviva l'alcol. Parla del cibo in scatola. Lei potrebbe servire il cibo in scatola importato 54,000? È roba importata. E perché i barattoli sono ammaccati? La prendo, ce n'è sempre una gran richiesta. Torni domani, le porterò il denaro. Fatto. Commercio. Cosa vende? Mi dia un'occhiata. Voleva l'alcol. Certo che è un turbinio di cose, è bellissimo perché immagino che poi inizi a diventare scemo. Ciao tesoro,
Dell'alcol. Mi ha chiesto dell'alcol. Cosa ha portato? Do il whisky. Whisky ottimo. L'ultima volta ho ballato tanto da rompere entrambi i tacchi in un paio di tavoli. Bei tempi. Ok. Gli occhiali, nostro figlio. Nostro figlio, porca miseria. Allora, senti, qua fammi vedere un attimo chi c'è. Non c'è nessuno. Allora, apri la porta. E piazziamo un paio di telecamere. Allora, la piazzo una qua. Ok. E uno qua. Però piazzo quella da uno. Che la seconda la voglio piazzare dal medico. Ok, lui sta uscendo. Salve, chiedi i risultati della visita. Cos'ha mia figlia che non va? Non voglio spaventarla, ma Marta non sta bene. Ha dei forti rantoli nei polmoni, molto forti. Ha bisogno di antibiotici al più presto. E per quanto apprezzi i farmaci locali, ha bisogno di quelli importati. I farmaci locali peggiorerebbero solo le cose e la situazione è già grave. Un ritardo potrebbe essere fatale. Costa 10.000 per il ciclo. Mi dispiace, ma non sono riuscito a trovare niente di più economico. Preventivi, prescrizioni, regole. Mi sto esponendo molto per aiutare la sua figlioletta. Porca puttana, dove li piglio tutti questi soldi? Ho sperperato un poco, effettivamente. Sono usciti. Ok, c'ho anche la telecamera qua, quindi adesso bene o male tutto ben piazzato. Non c'è lui, eh? Non c'è. Posso entrare. Non ce l'ho? Nostro figlio. Mi servono gli occhiali, figliolo. Sì, papà? Che ne hai fatto degli occhiali di Ranek, Patrick? Io non ho fatto niente. So che li hai trovati sotto il tavolo in cucina. Dammeli immediatamente. Prima che il vecchio ci denuncia alla polizia per il furto. Va bene, eccoli qua. Li indossavo all'università per sembrare un più grande e più intelligente. Non sapevo che il vecchio avrebbe fatto tante storie. L'avrei restituiti, lo giuro. Ma andiamo, sembra sembrare più grande. Usa il cervello se vuoi sembrare più grande e più intelligente. Concordo. Che è lui? No, a lui. Hai trovato i miei occhiali? Li ho trovati, eccoli qui. Li aveva presi mio figlio, voleva sembrare più grande all'università. Mento, proteggo mio figlio. Proteggo mio figlio. Sta mentendo, io e la mia vecchia abbiamo cercato in tutti gli angoli. Anche se il condominio non è così sporco, mi chiedo se sua moglie ci abbia mai pulito in quegli angoli. Aia. Ouch. E niente. Per proteggere nostro figlio ho fatto un casino. Vabbè, quindi dobbiamo incattivirci un poco, dai. Scandalo a teatro. La prima opera dell'amore e pace si è conclusa in uno scandalo. Una parte del pubblico ha lasciato il teatro prima della fine dello spettacolo. Le opere teatrali dovrebbero rappresentare persone reali, non storielle sciocche.
per la prima volta in 3 anni dei grandi attori arrivano in questo buco di città e ricevono una fredda accoglienza, amore e pace. L'ultima pièce a debuttare nel nostro teatro locale è stata sospesa quando i minatori furiosi si sono rifiutati di guardare una storia d'amore. Come biasimarli? Non c'è posto per i sentimenti nella vita di un comune operaio, solo lavoro, litigi e file per il cibo. Compagni, non lasciamo che la schiavitù ci privi della sensibilità estetica. Andiamo a teatro. Allora, lui non è ancora arrivato. Porca miseria, ci siamo comunque inimicati a lui, porca miseria. Bello che fumano tutti qua fuori. Fumano tutti fuori. Mi viene da pensare. Oh, zit. Dica, dottore. Del denaro per la cura di Marta, non ce le ho. Sono sul punto di crollare, la faccio andare via, mi ha deluso. Canta per tutto il giorno. Ha portato la mia collezione di vini rari ai suoi amici e non si è nemmeno scusata. Cantava e ballava mentre io avevo un mal di testa e mi uccideva. E senza mostrare alcun rimorso, come posso aiutarla? La faccio andare via, la prego, non posso farlo da solo. E io che volevo andare in crociera, ho persino comprato i biglietti. Accetto, le darò lo sfratto. Però devo trovare una buona motivazione. Allora, che cos'è che le devo dare solo lo sfratto? Perché lo sfratto lo posso fare. Lo sfratto mi sembra che lo posso fare, no? Scrivi un rapporto alla signora Clara Jacques, appartamento numero 2. Sì. Violazione direttiva. Ah, vedi? Una violazione devo fare. Lettera di ricatto. Posso fare pure la lettera di ricatto, però non c'ho prove. Non c'ho prove, devo comprare, devo collezionare un po' di prove. Figliolo. Ci sono novità? Non ho perso una sola lezione. Ad essere sincero, non credevo saresti riuscito ad ottenere un posto all'università per me. Studia diligentemente, quel posto ci costa parecchio. Non ti lederò. Devo piazzare. Secondo me qualcosa lì. Allora, il dottore sta qua. Io come glielo do lo sfratto? Devo trovare qualcosa che è vietato. È proibito possedere musica. È proibito indossare o vendere jeans. È proibito possedere gassate, monete. Possedere Paul Williams, potrei questo. Cantare davanti al Ministero dell'Ordine. Tutte le mele devono essere distrutte, è proibito possederle o mangiarle. Le deve mangiare, quindi. Devo comprare la mela. Una mela posso. Questo ancora non è arrivato. Che c'è, figliolo? Sì, papà? Cos'è successo? Sei nei guai all'università? Il preside ci ha ordinato di partecipare a un'altra raccolta fondi. Sono un sacco di soldi e non so dove prenderli. Quanto ti serve? 7.000. Goulash. Cosa? Sono pazzi, non ce li abbiamo quei soldi. Di questo posto non studierà nessuno. Anche se forse quello è l'intento.
Vediamo cosa si può fare. Nel peggiore dei casi ti troverai un lavoro. Al paese servono minatori. Molto divertente, papà, grazie mille. Marta è malata, Patrick. Ci servono molti soldi per salvarla. E chissà quanto potrebbe volerci. Un giorno potremmo aver bisogno di moltissimi soldi. Capisco, papà. Forse sarebbe l'ora di iniziare a ricattare un po' qualcuno, Daje! Daje che sta arrivando l'amico Fritz qua. Daje. Ciao amico Fritz. Non posso aspettare, dammi tutti i soldi. Prego. Prendi il denaro per il cibo in scatola. Sto aspettando il mio denaro, 4.000 come d'accordo. Il suo cibo in scatola non sta vendendo molto, è difficile sbarazzarsene. Non ho ricavato quasi niente. Ecco una busta con quasi metà del denaro. Dovrebbe ringraziare anche solo questo. Porca miseria. Una busta con denaro per il cibo in scatola. Ma non posso darglielo. Proviamo. Aspetta però, dobbiamo comprare una mela. Commercia. Compra una mela. Allora, dove sono i soldi per che mi deve? Se pensa di fregarmi, la faccio cambiare idea a suon di pugni. Ecco la sua busta. Questi sono solo 1.500. Eravamo d'accordo che mi avrebbe dato il doppio. Non mi ha ascoltato, forse non sa contare. Il mercante mi ha imbrogliato. E allora le ho dato una cassa di cibo in scatola. Lei ora mi dà i miei soldi. Fai l'insolente, minchia. Ma quello così non ce lo dà. Offri un risarcimento. Facciamo un patto, un'idea su come recuperare i soldi e anche guadagnarci. L'ascolto, ma se provo di nuovo a fregarmi, giuro che mi troverà un'ancora su per il culo. Una grossa ancora con una catena arrugginita e ricoperta di crostacei. Aiuti gli Schmitz a lasciare il paese, la pagheranno bene. Sulla chiatta c'è posto dove nasconderli. Vuole trasformare il lupo di mare in uno scafista. Mi lasci pensare. Beh, io sui soldi non ci sputo mai sopra. Gli dica di andare al molo. Un ragazzo con un cappello di carta li aspetterà lì. Io farò un paio di telefonate. Va bene. Aspetta che questa se ne sta andando. Fammi vedere se non è sceso il dottore però nel mentre. No, ok. Vino rosso. Allora, questo, piazza. Ok. Non c'è? Non è lui. Aspetta, però fammici parlare con lui. Non vorrei che... Dai il denaro per la cura e chiedi di Clara. Sono deluso, non ne pensavo come se fosse. Vabbè, no, niente. Se se lo mangia lui, se lo mangia lui, che devo dire. Parla del denaro per Patrick. Ah. Che ne pensi riguardo a Patrick e all'università, Anna? Dovrei dargli soldi? Non lo so, Carlo, vuole davvero studiare. Ma d'altro canto, continua a parlare della sua ragazza e di quelle sue idee sulla libertà di parola. Lavorare potrebbe servire a farlo maturare e il guadagno aggiuntivo ci sarebbe utile. Ma il suo futuro potrebbe essere migliore del nostro e di quanto ha bisogno. La povera Marta sta sempre male. Capisco, ci penserò ancora. Lo so.
Ma tu che vuoi nel mentre? Scusami, non ho capito. Come posso aiutarti? Mi servono $500 per la spesa. Riprendo più tardi, non posso darti i soldi per Oran. Carlo, in qualche modo devo dare da mangiare ai nostri figli. Lo so, ho capito, ma io non c'è. Cioè, iniziamo a. Cioè, non pensavo che mi chiedessero tutti questi soldi, ammetto. A saperlo non lo mandavo in giro all'amico Fritz. Ah, io posso però presentare il rapporto nel mentre, perché adesso c'ha una mela in casa. Allora, scrivo il rapporto che la signora Clara Jacques, nell'appartamento 2, violazione direttiva 60639. Del 1º settembre dell'84. Però non ce l'ho la prova. Non ce l'ho la prova. Deve mangiarla. Deve per forza mangiarla. Beve alcol. Però bere alcol non è vietato. Bere alcol non è vietato. Non va bene. Potevo provare a piazzargli la cosa, ma non so come fare. Soldi per la spesa. Che è questo? Che vuole? Il problema è che devo cambiarle prima. Vediamo parlandoci che cosa dice. Perché potrebbe. La casa meglio sorvegliata paradossalmente è questa. Salve signora. Ciao tesoro. Salve. Dai lo sfratto. Ah, così. Devi andarsi immediatamente da questo condominio. Perché mi dovrei farlo? Mi piace stare qui. Non ho intenzione di seguire gli ordini di un piccolo tiranno come te. Chiedi. Clara deve andarsene. Ma non è passato il prodotto della visita con lei. Ma non glielo dire. Non è capace di trovare niente da solo, eh? Ma io sto così bene qui e non ho un altro posto dove andare. Non conosco nessuno in questa città. E ho speso i migliori anni della mia vita con quel mendicastro. Anni. E da qui solo da alcuni giorni. Ma erano i migliori giorni della mia vita. E in debito per me con questo. Me ne andrò, ma quel bamboccio deve pagare. Scopri dove alloggio e tiene la spilla d'oro di sua madre. Me l'ha mostrata in fotografia e ha detto che la tiene come ricordo. Deve essere mia. Cazzo. Va bene. Va bene, troverò la spilla. Viene qua 100-100. Lo sapevo. No.
Allora, non di notte, quindi di giorno ci deve essere Allora, diamo i soldi a sta povera Crista per i soldi della cosa. Ti do i soldi, amore mio. Corro al mercato. Vediamo se posso sostituire la telecamera. Ingrandisce, ma non ingrandisce chissà di quanto. Clara mi ha chiesto di trovare il nascondiglio, dopodiché se ne andrà. Informa Klaus, ah, giusto. Comunque a questo non riuscirò mai a farlo. Vendo 150. Allora. Che cos'è questo? Canzoni patriottiche addirittura. Nope. Mi sembra che ho comprato una da due. No, era un'altra da uno. Sta fumando in casa. Allora, andiamo a parlare con questo, va? Se ne vanno tutti e due. È proibito piangere e riunirsi in più di tre persone fuori dalla piazza principale. È proibito possedere e mangiare pesce. È proibito parlare di guerra. Eccolo. Salve. Ogni giorno perdo sempre ogni speranza. Ho trovato un accordo con il nostro uomo, Jones, vi porterà in viaggio con lui, salva per lo Shear. Le condizioni non saranno delle migliori, è una chiatta di carbone, ma si può fare. Shear è un porto internazionale. Sono pronto anche a spallare carbone con le mie mani, perché io e Maria possiamo lasciare questo inferno. Carla, prenda questo come segno della mia gratitudine. Alla faccia del bicarbonato, però non mi basta. Fate i bagagli e andate al Molo 3. Un ragazzo con un cappello di carta vi contatterà lì. Passate tutto il giorno a girovagare per le strade. Lo riconoscerà. La mia gratitudine è immensa, ci ha salvato la vita. Tengo un regalo per sua figlia. Le scriverò. Ah. Ok. Grazie. Io non so come sbarazzarmi di lei invece. Amore, tesoro? Dai l'orsacchiotto, ti ho portato un regalo amore, da parte del signor Klaus, l'appartamento 1, prendi. Ho sempre sognato di avere un negozio così. Andiamo a ringraziarlo? Marti, signor Klaus, sono partiti oggi, sono andato in crociera. E noi andremo al mare, papà? Certo, tesoro, te lo prometto, ma bugiardo che non sei altro. Quanto è figo comunque. Che ora si è fatta? Ah, sono le 11. Chiama il ministero. Ah, devo chiamare il ministero. Sì, chiamo il ministero. Compone il numero il ministero. Ministero dell'ordine. Sei riuscito a sfrattare Klaus Schiemann, ma l'hai fatto senza il dovuto rispetto. Potrebbe costarti caro, capito? Ma come? Il tuo prossimo incarico consiste nell'affiggere dei poster di propaganda nel tuo stabile. Ci sono disordini in città, stai allerta, compagno Carl.
Però io nel mentre mi compro una e due, anche tre. Porca miseria, bello. Come mai state tutti qua? Stia bene, caro. Che succede? Porca miseria. Che cazzo è successo? Ministero dell'Ordine, ci sono disordini in città, è pericoloso uscire. Mantenga la calma e ripari tutto ciò che è rotto nello stabile, a 2 giorni. Ma porca miseria. Due giorni, un momento. Chissà come c'ho i soldi. Affliggi tre poster. Tanto all'ultimo piano nessuno ci va. 8.000. Devo smammare a questa. Sull'orlo dell'esplosione. Ah, dell'espulsione. Ma io non ce l'ho tutti questi soldi. Amore al telefono. Clara mi ha chiesto di trovare. Anzi, in pericolo di vita. Mi servono 1.000 per curare. 36 ore. Non so come cacchio fare. Questi non se ne vanno mai dalla casa, maledizione. Allora, partiamo da casa nostra. Mi manca il materiale. Porca miseria, non posso comprare mo il materiale. Che sta a fa? Sta scrivendo i cosi? Stanno dormendo? No, non ci sono. Allora facciamo una cosa. Sì, invece ci sono, maledizione. Ci avevo fatto caso. Adesso c'è nessuno? Chissà se posso aprire. Ops. Ops. Dimmi che se ne va. Che ci fa lei qui? Riparazioni mobili. Sono qui per il lavoro. Devo riparare i mobili nel suo appartamento. Faccia pure. Faccia del culo. Però non posso cercare. Vedi? Mi sono rovinato la run comunque. Che ci fa lei qui? Riparazione mobili. Faccia
Faccio pure. Faccia da culo. Faccia da culo. Per un cazzo è diminuito tutto. Ah no, ma le avevo spese. Allora facciamo una cosa, almeno uno lo compro. E lo aggiusto. Almeno uno glielo aggiusto. Me ne vado. Arrivederci. Porca miseria. Ah, questo. Cosa ci vuole? Chiedi della moglie, riparazione mobili. Sono qui per il lavoro, devo riparare i mobili nel suo appartamento. Faccio pure. Ok. Ah, però non posso rovistare quando faccio così. Ok, ho ampliato almeno un po' la ricerca. E adesso è completamente... Ah, posso cercare quindi. Passaporto, tutti i cittadini devono avere un passaporto. Perché non posso cercare lì? Ah, perché lo devo aggiustare. Giusto. Gli occhiali. Devo prima aggiustare, ha ragione. Diario. Tabacco, tabacco, vecchie scarpe, cravatta verde. Non c'è veramente niente di male comunque. Allora metto la telecamera a 3 qua. Così teoricamente io questa casa ce l'ho tutta coperta. Non c'è nessuno qua. Stanno tutti e due giù. Porca miseria. Cosa ci va qui? Riparazione mobili. Faccio pure. Senti, io li compro, dai. 3. Glielo aggiusto. Vediamo se se ne va. Però così ritorna. Sta ritornando lui. Vabbè, fa niente. Che c'è qua? Tragico incidente vicino a Port Shelley. Il Golia che trasportava il carico di carbone destinato all'esportazione è stato incendiato ed affondato. Sono morti. Le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime della tragedia del Golia. È terribile che la nostra flotta versi in condizioni così deplorevoli e sia priva di misure di sicurezza. La cosa ancora più triste è che, nonostante ciò, la gente cerchi di fuggire dal paese a causa del peggioramento delle condizioni di vita. Vi invitiamo a non lasciarvi abbindolare ai truffatori che vi promettono il paradiso in terre straniere. Nella gran parte dei casi, la vostra sicurezza è la loro ultima preoccupazione. Questo può portare a tragedie del genere. Oh no. E io li ho portati io a quelle tragedie. Sta qua, sta stronza. Vediamo se me lo fa rifare. Perché tanto lui non c'è, lei non esce. E quello è il problema. Ciao tesoro, riparazione mobili. Faccio pure. Allora, qua. Che c'è? Che fa lei qui? Riparazione mobili. Te l'ho detto, faccio pure.
Cioè, te l'ho detto pure. Oh, mi fa dun dun dun. Lo sapevo. Vabbè, niente. Non lo posso fare con loro dentro. Perché se non se ne va io non posso fare niente. Si mette a vedere la televisione. Vabbè. Se ne deve andare purtroppo. Io non ho alternative. Senti, io che c'ho nel borsello? Una telecamera 3 una da e due da 1. Le due da 1 possono completamente andarsene. È proibito possedere lampadine. Ma andiamo a riparare queste, va. Che c'ho solo 14 ore. Ah no, è in pericolo di vita. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Che se n'è andata. Ah, però è tornato lui. Ma porca miseria. È meglio così, non potrò mai cercare il coso. Io così non me ne posso mai andare. Parla della cura di Marta, parla dei gioielli. Vorrei parlarle all'Odius. Sono tutto orecchie. Mi serve un consiglio, dove si può nascondere qualcosa di valore? Dove tiene gli oggetti di valore? Ma così glielo chiediamo? Ho comprato un anello per mia moglie, ma non so dove nasconderlo fino al momento di darglielo. Non lo facevo un tipo romantico, io uso sempre i libri. La gente legge di rado oggigiorno. Nessun ladro si metterebbe a cercare nella libreria e leggere un'enciclopedia medica. È illustrata? No. Perfetto, grazie. Ok, quindi sta qua. Il problema è che ci devo andare. Ma non gli possiamo dire... del denaro per le cure di Marta. Non sto cercando di approfittarmi del vostro... ma non ho il farmaco in casa. Con il denaro vorrei acquistare la medicina e portargliela. Ah. Mi serve la medicina, porca miseria. Vabbè, aggiustiamo prima... Sei di 12. Il problema è che mi servono pure questi. 8.000. Io questa devo incastrare, maledizione. Non so come incastrare. Questo appartamento comunque è ben sorvegliato. A parte la libreria, però. Riparazione mobili. Se mi dessero soldi, però. Ok. Grazie, signore, arrivederci. O mancano i nostri immobili. Credo, sì. Ce la dovrei fare giusto giusto. Ce la dovrei fare giusto 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 proprio. Ok. Ok. Affitta qualunque appartamento. Va bene. Cazzo. A Carl Stein. La informiamo che suo figlio Patrick Stein è stato espulso a causa del mancato pagamento della rata universitaria. È stato pertanto impegnato in maniera
Come manovale, lei è tenuto a versare l'imposta delle assegnazioni. Gesù. Tana. Non ce le ho i soldi per la medicina di nostra figlia, mannaggia la miseria, questa mi muore. Ha bisogno di trovare un appartamento al più presto, insegnante di musica, studente universitario. Questione di vita o di morte, addirittura. Vabbè, affitto a questa, anche se questo appartamento proprio non ci voleva. Questo appartamento proprio non ci voleva. Una serie di esplosioni. Figlio mio. Dimmi, amore. Mi servono 700 per ballare le bollette, ma sorella mia cara, ma io non ce l'ho. Porca miseria. Aspetta che se ne va, no, non se ne va. Salve. Salve, mi chiamo Carlo, sono l'amministratore. D'ora no, è il piacere di conoscerla. Mi faccia sapere se le serve qualcosa. Certo. Chiedi dove abitava prima. Sì, c'è meno gente della capitale e tutti hanno un lavoro. A lei piace stare qui? Sì. Vedi, abbiamo molto in comune. Ci sono novità? Purtroppo non ho nulla da dirle, non conosco nessuno qui. Ho preso il raffreddore il primo giorno che sono arrivata qui. A posto. Va bene, arrivederci. Questi che non vanno mai via di casa. Io non so come fare per... Aspetta, aspetta, aspetta. Che ce la posso fare, secondo me. Ce la posso fare. Che è successo? Chi è venuto a prendere? Oh no! Aspetta, sono entrato in casa mia. Fammi vedere giù che è successo. Che ci fa qui? Scusa e vattene, me ne vado. Sì, me ne vado. Che è successo? È morta. È morta Marta. Ma io 10.000, ma come cazzo li facevo? Come cazzo li fai 10.000? È impossibile. Parla della morte di Marta. Pure per la morte di Shimmer, ma sì, parliamo di tutto. Hai letto i giornali, la chiatta nel macchiaggio di Shimmer? Nessuno si è salvato, nessuno è sentito. Forse era destino. Se non li avessi aiutati sarebbero ancora vivi. Se fossero vivi, Klaus sarebbe finito in prigione. E Maria probabilmente sarebbe già sul lastrico. È l'ironia della sorte, Anna. La vita è ingiusta. Non siamo riusciti a salvarla, Carlo. Come potremmo vivere adesso? Ho tanta paura, Carl, e mi sento così sola. Posso fare qualcosa per te? Ridammi Marta, voglio lei e Patrick per essere di nuovo felici. Voglio avere di nuovo due figli. Ma ce l'hai il figlio, sta là! Blocchi di lettere sul pavimento, non riesco a raccogliere i suoi giocattoli, non ci riesco. Lo so. Patrick, tua sorella è morta, Marta non c'è più. Oh no, la mia povera sorellina, come potrò vivere senza di lei? Com'è possibile? Io non so che so dire, figliolo. Non siamo riusciti a salvare Marta, io non ci sono riuscito.
Non riesco a parlare adesso, è troppo difficile. Io non ho tutti questi soldi, ragazzi. Andato a dormire, ovviamente. Non c'è. Non c'è. Il cazzo. Lei non c'è piuttosto. E mo è tornata. Dove cazzo sta lei? Non c'è. Non c'è. Perché non posso aprire? Che è successo? No, 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 arrivederci. Ah, non posso aprirlo quando c'è. Perché non posso più aprirlo? Che è successo? Ho trovato il nascondiglio di Aloysius, devo dirlo a Clara. Ma io non dovevo cercarlo io? Ma tu sei un deficiente, io non ho capito niente. Ma va a cagare, è un piacere avere a che fare con te, Carla. Che peccato che tu non che sia un problema, comunque chiamami quando amministrerai almeno un paio di strade. Ciao, lol. Però io adesso la posso incastrare. Perché adesso è... Adesso sta rubando. Sta rubando. Posso registrarla. Oh, sta rubando. Lo posso fare. Arrivano e si litigano. Guarda un po'. Guarda qua. Guarda che succede. Sta facendo? Sta cercando il libro. Esatto. Se ne va. Pianto. Lo posso ricattare. Ah, e mamò, tanto non mi serve più perché non c'ho più la figlia. Non c'ho più una figlia, effettivamente. Devo piazzare altre telecamere qua dentro, porca miseria. Oh no. Dimmi, moglie. Mi servono 500 per la spesa, no? Così è diventato ingestibile proprio. Io non faccio tutti questi soldi, è quello il problema. È quello il problema. Io non riesco a farli tutti questi soldi. Forse devo affittare più case. Riparo. Ma io già non. L'appartamento 4, dai, facciamo l'appartamento 4. Fitta. Un giovane studente, vai. Questo mo sta qua, secondo me, il giovane studente.
Ce la posso fare, 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 ce la posso fare. Ah, già ce n'è una. Vabbè. L'importante è che già c'è. È andata giù. Telecamera da due. Vai. Che mi serve. Ok. Ok. Busso. È proibito leggere libri, minchia. È proibito possedere e usare armi. Ui. Ma non me l'ha dato però che potevo fare. Come mi presento? Per conoscenza. Salve, mi chiamo Carl, sono l'amministrazione. Ad Valleybridge, studente universitario. Chi dite il nome? L'ha scelto mio padre. Mia madre si chiama Ade. Ma non mi piace comunque. Scopri che significa. No, ma... termine la conversazione. Che facoltà frequenti? Io ho la facoltà di chimica e biologia, l'università è eccellente e tutto il resto. Tagliuzziamo un po' di rane, le mischiamo con certa roba nelle provette finché non bolle e fuma. Mi pare di capire che quello che studi non ti appassiona. E che non capisco come tagliare rane possa farmi diventare una persona che può rendere meglio migliore il mondo. Ecco. Va bene. Ciao. Allora, facciamo una cosa, ricattiamolo. Ricattiamolo. Tanto peggio di così non si può. Ricattiamolo. Allora, lettera di ricatto. A. Questo qua. Mark Renek. Appartamento numero 3. Santa 52 del 11 settembre. Però io non ce le ho la prova. E quello è il cacchio di guaio. Clara se n'è andata, devo dirlo. Ma vaffangala. E qua. Parla della vita privata. Rimpiange il fatto che Clara se ne sia andata. Non se ne è solo andata, ha rubato i miei gioielli di famiglia. È colpa mia, avrei dovuto parlare della spilla d'oro di mia madre. Che delinquente, cosa ha intenzione di fare? Non si preoccupi per me, mio caro. Ho visto Sharp innamorato. Ora vedrò Sharp col cuore a pezzi. Lei è stato involontariamente coinvolto in questa storiaccia e voglio farmi perdonare. Prenda questi biglietti per una crociera. Volevo andarci con Clara, ma ora dedicherò tutto il tempo a lavorare. I miei pazienti hanno bisogno di me. Li avrei potuti dare a quelli là. Vediamo. Acquisti per la casa. Carlo, comprici una radio. Sei o no l'amministratore? Devo sempre sapere le notizie al telefono. Una radio. Come una radio? Chi è questo? Che conoscenza. Buongiorno, Carl. Chi è lei? Un nuovo inquilino. Conosco tutti quelli che vivono qui dentro, ma è la prima volta che la vedo. Non ci conosciamo, ma spero di diventare buoni amici. Il mio nome è George Denton. Devo cliccare! Come posso aiutarla?
Mi sono informato, Carl. Penso che lei sia un uomo onesto di cui ci si può fidare. Pertanto potrei farle una richiesta semplice e molto importante. Cosa dovrei fare? Un giovanotto a Devolai Bruce che alloggia nel suo condominio potrebbe consegnargli questa scatola? Perché non lo fa lei stesso? Con i miei motivi ne verrà a conoscenza dopo che avrà fatto questo favore. C'è una sola condizione, non apra la scatola. Sta cercando di coinvolgermi in qualcosa di illegale. Non ha paura che la denuncerò alle autorità? La paura divide la gente. E le assicuro che il nostro obiettivo è esattamente l'opposto. L'unica cosa che deve sapere è che la pagheremo bene per il suo aiuto. Molto bene. Accetta? Prendo la scatola e portalo nel tuo ufficio. Mi dia la scatola, farò il possibile. Grazie, Carl. Ripagheremo il debito. Spese per i servizi funebri. È una bomba. Camice da laboratorio, elmetto da minatore. È una pistola. Una pistola vera, il proprietario al porto d'armi? E che me ne faccio? Che me ne faccio di sta roba? Ma se n'è andato? Oh, se n'è andato il dottore. C'ho una c'ho tre telecamere a uno. Dovrei vendere. Parla del leone e chiedi di George Danton. Mi ha salvato. Non posso dire altro, tranne che la mia vita sarebbe completamente diversa se non fosse stato per lui. Le è stata data una scatola per me. Dov'è? Purtroppo non ho la scatola. Ah sì, mi dia quella dannata scatola o se ne pentirà. Crede davvero di poter scherzare con la nostra organizzazione senza conseguenze per la sua incolumità? Mi sta minacciando? Ci può scommettere che la sto minacciando? Diamine, lei e la sua famiglia. Non ce l'ho 500. Paga. Cavati d'impiccio. La scatola era vuota. Lei ha il cervello bacato. Non faccia lo stupido con me perché vuole farmi arrabbiare. È come tutti gli altri. Maledetto burocrate. Mio padre? Mio padre mi ucciderà quando saprà che hanno sbattuto fuori dall'università. Non ho niente da perdere. Odio i bugiardi. Se non crepano loro, creperai tu, bastardo. Pioveva il giorno del funerale di Carla. Quando la bara di pino economico venne coperta dalla terra, il freddo sole d'autunno stava tramontando. La nebbia stava calando sul cimitero. Nessuno della famiglia di Carl Stein era destinato a sopravvivere alla fine dell'anno. Che fine di merda! Ma mi sono divertito da morire! Va bene, ci sta. È perfetta come finale di live. Ok, è perfetta come finale di live anche perché è mezzanotte, quindi avrei dovuto staccare. Perfetto, sto gioco è stupendo, ragazzi. Bellissimo. Bellissimo, veramente bello. Ho apprezzato veramente tutto. E l'ho apprezzato veramente tanto sto gioco. Allora, lo continuo, lo continuerò sicuramente e non ci vediamo domani sera, non ci sarò, ma recupero la live venerdì, quindi non ci sarà giovedì, ma la faremo venerdì e ovviamente continueremo questo stupendo gioco.
Bellissimo, bellissimo proprio. È un qualcosa di eccezionale. Non posso dire che non me l'aspettavo. Veramente non me l'aspettavo. Stupendo. Allora, andiamo da Bradipo, va. Andiamo da Bradipo, anche se sto da solo, però. Andiamo. Andiamo da Bradipo, noi ci vediamo dopo domani sera. Buonanotte. Ciao.